Questa iniziativa è molto interessante perché considera il bambino e la persona nella sua globalità, quindi noi non andiamo soltanto a vedere un aspetto che può essere quello della postura, dei denti o degli occhi o anche dell'attenzione, ma andiamo a vederli tutti insieme. L'obiettivo è che il bambino sia felice, quindi che l'apprendimento sia facilitato, che il suo rendimento scolastico sia adeguato allo sforzo che fa e che anche a casa non ci siano le lotte tra genitori e bambini, per esempio per fare i compiti, che è un annoso problema che riscontriamo in molte famiglie. Così come a scuola molti insegnanti possono diventare degli ottimi come indagatori, degli ottimi Sherlock Holmes, per andare a capire se il bambino che hanno di fronte non si impegna abbastanza oppure non riesce ad impegnarsi abbastanza, che c'è una grande differenza.